Nel nostro paese le idee illuministe provenienti dalla Francia suscitarono un grande interesse. L'illuminismo venne accolto favorevolmente perché dalla fine del Seicento in Italia si era diffuso un clima razionalista che aveva in un certo senso anticipato e preparato la diffusione dell'illuminismo. Tale clima si deve principalmente al vivo insegnamento di Galileo e della sua scuola. Tuttavia, la frammentaria situazione politica dell'Italia faceva sì che la ricezione di tali idee innovative variasse radicalmente da un territorio all'altro della penisola. Solo in alcuni stati, il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma, Napoli e Milano, gli intellettuali possono discutere liberamente le idee illuministe e indurre i sovrani a promuovere importanti riforme. Rispetto all'illuminismo francese, quello italiano fu decisamente più moderato. Evitò infatti lo scontro frontale con la Chiesa cattolica e la polemica anticristiana. Il principale centro di diffusione delle idee illuministe in Italia fu senza dubbio la Lombardia e in particolare Milano. Qui gli intellettuali non operavano in contesti istituzionali, cioè a stretto contatto con i sovrani illuminati, attenti alle istanze di rinnovamento e di progresso, ma all'inizio diedero vita a un'associazione, l'Accademia dei Pugni, così chiamata perché le discussioni vi erano animate come se si facesse a pugni. L'Accademia iniziò a riunirsi nel 1761 a casa del conte Pietro Verri. Come gli enciclopedisti e i filosofi, gli illuministi milanesi si riunivano in un contesto privato, ma i temi che dibattevano erano di interesse pubblico, come i loro ispiratori francesi tendevano a presentarsi e ad agire collettivamente. Per diffondere i grandi temi del pensiero europeo e con l'obiettivo di formare una pubblica opinione progredita e moderna, essi si servirono di uno dei più incisivi strumenti di aggregazione e di promozione culturale, una rivista, Il Caffè, che per due anni, tra il 1764 e il 1766, uscì regolarmente ogni 10 giorni. Non solo ogni suo articolo, ma anche ogni pubblicazione che i singoli intellettuali del gruppo venivano preparando in questi anni, traeva spunto dalle discussioni di Casa Verri e ne riceveva un continuo contributo di idee e di suggerimenti. In questo contesto nacque così l'opera più importante dell'illuminismo italiano, il pamphlet dei delitti e delle pene, pubblicato nel 1764 dal giovane aristocratico Cesare Beccaria.